Vi è mai capitato di sentire un feedback su un vostro testo che vi dice: sì, la storia non era male, ma il ritmo proprio non andava? E di reagire: eh? Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E oggi andiamo a affrontare un altro argomento misterioso, un po' spinoso, quasi come lo era il tono di cui abbiamo parlato in una puntata precedente. Sì, perché come il tono influenza fortemente la serie di percezioni e di emozioni che il pubblico ha della nostra storia, così il ritmo. Il ritmo ha veramente il potere di ammazzare una buona storia e di far scendere i testicoli tantissimo al nostro pubblico che, come dicevamo nella puntata precedente, è l'ultima cosa che voi volete. Ma come si fa a riconoscerlo? Il ritmo non è una di quelle cose che si toccano, è una cosa che si percepisce. Ebbene sì. E quindi non è una cosa che possiamo tanto vedere a monte, che possiamo decidere, quanto una cosa su cui possiamo andare a intervenire una volta che la nostra storia è finita. A tal riguardo, i consigli che vi do in questa sede si possono collegare anche a magari a delle domande che a volte mi avete fatto chiedendomi: ma perché la mia storia è sempre più lunga rispetto a quando io rispetto magari ai limiti che vengono posti dai concorsi, perché sono costretto a tagliarla? A me piace tutto, mi piace tutto così. Questi consigli che vi do si legano, cioè si dovrebbero risolvere a vicenda, sia che abbiate problemi di ritmo, sia che la vostra storia risulti troppo corta o troppo lunga. Qual è il consiglio molto banale, molto basic che mamma Aurora vi vuole dare? Leggete la vostra storia ad alta voce. Attenzione, se si tratta di una sceneggiatura, leggetela proprio come se voi la stesse vedendo al cinema. Interpretatele le battute, anche se non sapete recitare, e quando leggete le didascalie delle azioni, cercate di proprio visualizzare quello che voi visualizzate. E cercate di fare anche magari un lavoro da segretaria di edizione. Le segretarie di edizione, prima di andare sul set, prima di girare un film, prendono il copione e se lo leggono con il cronometro alla mano, così bene o male sanno quanto durerà ogni singola scena. Questo già vi può aiutare se le vostre scene durano troppo poco o troppo, se vi soffermate troppo a descrivere una stanza, un'azione, o se leggendo ad alta voce vi rendete conto che già leggendo ad alta voce il ritmo del dialogo dei vostri personaggi risulta rappreso, risulta rarefatto e pesante da gestire, figuratevi chi non l'ha scritto, che due palle che si fa. Quindi la lettura del vostro testo ad alta voce è già un grande indicatore del ritmo. Cercate anche di guardare graficamente cos'è la vostra sceneggiatura. È piena di nero o è piena di bianco? Perché vi ricordate, più bianco c'è, più la sceneggiatura apparirà leggera, fruibile. Verrà dato spazio al regista, verrà dato spazio all'interpretazione degli attori. Se avete la tendenza a fare delle scene troppo lunghe, delle sceneggiature troppo lunghe, ma non volete tagliare delle scene, provate a trovare il modo di descriverle in modo più conciso, a essere meno prolissi. Se Dio vuole, in questo gli esercizi e i vocabolari di italiano possono venirvi incontro, non è necessario specificare tutto, perché ricordatevi sempre che è vero che una sceneggiatura è soltanto il film in potenza, ma la vostra scelta di parole può aiutare il pubblico, ovvero il lettore in questo caso, a proiettare quello che ci vedrà dentro. Quindi cercate proprio di usare le parole che evocano maggiormente l'immagine che volete. Cercate, vi ricordate, ve l'avevo detto qualche video fa, anche di usare la punteggiatura come cadenzario, come ritmo. Più è breve la frase, più risulta sincopato, più quindi risultano tagli di immagine, velocità, urgenza. Più
lunghe, lunghe frasi invece denotano tempi più rilassati, movimenti di macchina più lenti, e questi sono soltanto degli esempi che vi posso dare. Cercate quindi di lavorare in questo senso sul ritmo e anche comparate le varie scene una accanto all'altra. Che cosa è la vostra sceneggiatura? Una lunga e quasi infinita sequenza di scene che hanno bene o male tutto lo stesso ritmo, che sia tutto così così così, o sia invece tutto veramente lasso, oppure avete una bella alternanza? E infine ricordatevi sempre che un film, che una buona storia raccontata è come un atto sessuale, e un atto sessuale raramente è così. Raramente comincia a bomba e poi si appiattisce e sfuma. Solitamente un buon atto sessuale ha un qualcosa che lo innesca, un crescendo piano piano verso l'alto di velocità, di intensità, di volume, di emozione, quello che volete, poi ha il climax e poi va a sfumare. Ricordatevi sempre questi paralleli, mi raccomando, la vostra storia deve essere così, il ritmo della vostra storia deve essere come un buon atto sessuale, perché questo innescherà nella persona che legge la vostra storia o guarda il vostro film appunto un parallelismo di tipo fisiologico e lo farà essere più intrigato e più partecipe. Detto questo, non voglio dire che dovete per forza mettere delle scene potenti, forti, sincopate, se la vostra storia è una storia particolarmente rarefatta. Merry Christmas, il cortometraggio che io ho diretto qualche anno fa, ad esempio, è tutt'altro che una storia che ha delle scene potenti e intense. Quello che abbiamo cercato di fare è comunque di fare sì che ci fosse un crescendo di tipo emozionale e anche mano a mano un aumento dell'intensità, della velocità delle sequenze, delle inquadrature, ma ovviamente all'interno di quello che è il genere e il tono del film. Quindi provate, leggete la vostra storia, provate a sentire che ritmo già è presente nella lettura e cercate di adeguarvi a un bisogno di non annoiare il vostro pubblico, che si annoia se gli date sempre tutto molto piatto. Sarà più interessato se ci saranno delle curve e soprattutto un crescendo rivolto a un climax. Fatemi sapere che cosa ne pensate, grazie di avermi seguito fin qui. Se questi contenuti vi piacciono, vi invito a iscrivervi, a lasciare un commento e ci vediamo ovviamente la settimana prossima.